Shell Time! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad arredare e decorare questa bellissima shell. Questa shell è stata creata per un contest lanciato dagli Swarovski, da Lizzy. La potete trovare in galleria come Lizzy90 o su Instagram come Lizzy90TS4. E andiamo a vedere ora le regole di questa shell. Non modificare l'altezza dei muri. Non aggiungere o togliere muri. Non aggiungere muri bassi o a mezza altezza. Secondo me l'ha specificato tutte ste volte perché altrimenti l'avrebbero tartassata di domande. Non modificare la piattaforma esistente, né aggiungerne altre. Non modificare la posizione della scala interna. Niente CC. Si possono aggiungere porte, finestre, recinti, tetti. Si può arredare l'esterno solo sulla piattaforma esistente. Si può modificare il tipo e il colore di scala. Si può usare la tulle e si possono usare solo tre colori. Per l'arredamento, per i muri e per i pavimenti, si possono usare solo il verde, il rosso e il blu in tutte le loro sfumature. Io rido perché è già difficile così, ma io mi sono voluta complicare ulteriormente la vita. Quindi userò prettamente un colore. Ho scelto di usare il blu come colore primario e il rosso e il verde proprio se ne ho bisogno. Il problema è che il gioco mi dà come colore blu anche colori che in realtà non sembrano blu, cioè del tipo questo non è blu, questo è verde, non è blu. Io per non sbagliare mi affido a The Sims. Cercherò comunque di prendere dei colori che assomigliano al blu, al rosso e al verde, più o meno. Allora, a mia discolpa, io non ci vedo, quindi mi affido a The Sims. Se qualche colore non è blu o rosso o verde, non è colpa mia. Proprio mo' deve passare l'aereo. Appena ho visto questa shell sul contest, immediatamente guardando la struttura, subito mi è venuta l'ispirazione. Vorrei creare un castello. Vabbè, sarà un castello un po' fatato. Mai creato un castello. Vediamo come esce. Naturalmente questo filtro starà perennemente sul blu. Che tetti possiamo usare blu? Cioè, vedete, questo non è blu, questo è un verdone. Però il gioco me lo dà come blu, quindi chi sono io per contraddire il gioco? Voglio fare questa parte qui con il muretto. Così. Così si vede la differenza. Che carino! Sa proprio di castello. Ora andiamo a vedere i muri. Pietra, questa me la dà per blu. È bellissima! Io all'interno voglio mettere questo che è una specie di blu verdone e anche questo con le pietre. Qua sotto metterei questo semplice. Qua ci voglio mettere le mattonelle e qua sotto voglio mettere questo con le pietre. Di qua invece voglio mettere. Sì, bello. Poi vi farò capire perché. Pavimentazione, vediamo un po'. Cioè, questo me lo dà per blu. Ti pare che questo è blu? Questo non è blu. Ecco, vedi, questo me lo dà per blu. Quindi lo possiamo usare. Andiamo a cercare la porta. Eccola, questa. Sì. Poi ci dovrebbe essere anche un'altra porta che mi piace tantissimo, che possiamo usare. Ecco, questa. Che comunque è tipo un blu verdone. Ho cambiato lotto perché quello di prima era troppo piccolo, non riuscivo a girargli intorno. Era Night Falls, che secondo me è perfetto per un castello. Ho messo un po' di gargoyle che il gioco mi indica come blu, quindi va bene. Ora vorrei mettere anche la fontanella qui, che anche questa me la dà per blu. Ora mettiamo un po' di finestre. Voglio mettere queste, secondo me sono perfette. Le mettiamo tutte qui intorno alla torretta. Anche qui vorrei mettere queste. Qua ci mettiamo quella grande, bellissima. Ho cambiato il colore della porta perché secondo me si abbina di più al tetto della torretta e qua ho messo lo stendardo che mi fa impazzire, ci sta troppo bene. E ora andiamo a mettere un po' di rampicanti ovunque. Ah, qui ho messo anche le scale per entrare, che ok, la scaletta è marrone, però c'è il verde, quindi va bene lo stesso. Ho messo un sacco di rampicanti, però secondo me è più carino così. Oh, che carino anche questo delle bandiere. Eh beh, questo ci sta benissimo. Le bandiere sono rosse, cioè una rossa e una verde, quindi va bene. C'era un'altra cosa che mi ricordo, era, non so spiegare che cos'era.
trovato una fontanella che è più blu, quindi mettiamo questa. È anche più bella perché esce l'acqua. Oh, bellissime anche le spade. Sì, le spade però le mettiamo all'interno. E così ci vedete meglio, no? Se io sono più piccola. Allora, ho messo nei filtri pack dei vampiri, regno della magia, poi ho messo accessori da brivido e fenomeni paranormali, in modo da riuscire a trovare le cose in modo più semplice. Voglio mettere assolutamente questo qui sopra che mi fa impazzire. Lo mettiamo qua, così. E che ho trovato adesso una cosa che ci sta troppo bene. Me lo dà sempre per blu, eh? Boom! Il mega gargoyle. E in realtà noi facciamo finta che sia un drago. Questo è un drago gigante che sta assalendo il castello. Bellissimo! Ecco i candelabri. Uno e due. Poi ne voglio mettere anche altri due qui dietro. E qui dietro ci voglio mettere una panchina. Ho messo questa, troppo bella. Andiamo ora a decorare all'interno. Io per ora ho messo queste luci provvisorie. Questo assolutamente di frigorifero. Poi voglio mettere questo. Ok, questi secondo me vanno benissimo. Qua metterei un lavandino. E so già quale voglio, se lo trovo. Questo. Poi vabbè, qua dobbiamo mettere un po' di altre luci, un po' di decorazioni. Oddio, che è successo? Oddio, mi ha tolto i muri! Ma perché mi ha tolto i muri? Ma chi gliel'ha detto di togliermi i muri? Ma sempre a me devono succedere queste cose. Mettiamo il tavolino, io metterei questo che è perfetto. Mettiamo anche la sedia in coordinato. Questa bellissima! Stupenda! Il leggio, qua così. Mettiamo anche le tendine. Qua la tendina che va sulle scale. Ma sì, roviniamoci. Ok, caminetto. Voglio mettere questo. Sì, sta bellino. Poi vorrei mettere, non lo so, una poltrona, una sedia. Non trovo niente. E dopo ore e ore ho scelto questa poltrona, che secondo me è quella che ci sta meglio. Ora mettiamo anche questo bel tappeto. Manca un sacco di roba. Direi che possiamo mettere qualcosa al muro. C'erano gli arazzi. Oh, che carino, ci sono pure le ragnatele. Mettiamo anche le ragnatele. Sì, le mettiamo un po' ovunque. C'erano anche gli arazzi. Trovato anche l'arazzo. Voglio mettere questo. Ma questo tappeto che ci sta benissimo, tutto rotto così, no, bellissimo. Lo mettiamo verde, così cambiamo un po' colore. Poi naturalmente se trovo qualcos'altro che ci può star bene, ce lo metto, sicuro. Questa parte qui io l'ho immaginata come il bagno esterno. Allora mica avevano i bagni dentro le case, il bagno di solito era esterno, quindi ci voglio mettere il cespuglio con naturalmente una luce, mettiamo sempre questa, così possono andare a fare la pipì qui fuori. Ah, poi ho messo anche questa fontana tutta piena di fiori, che comunque è sempre blu, e volevo fare una cosa, voglio cominciare a togliere le luci elettriche. Che carina che sta venendo. Vediamo. Ecco. Ma perché? Io direi che per ora basta, perché ne sto mettendo veramente un sacco di roba. Bella, la cucina mi piace un sacco. Andiamo a fare il piano di sopra. Qui dobbiamo mettere una recinzione, qualcosa. Questa dei vampiri. Quindi ne metterei uno. Ah! Facciamo il bagno intanto. Allora, io nel bagno voglio mettere soltanto la vasca da bagno, questa. Per forza. È un lavandino, basta. Non voglio mettere nient'altro, anche perché per fare la pipì vanno giù. Mettiamo uno specchio. Sì, sto portasciugamano dorato mi sa troppo di... Bagnetto fatto. Ho messo anche il tappeto, ho messo le lampade, le lanterne appese, un po' di crepe ai muri. Ah no, ma ho sbagliato la posizione della porta. Questo è il corridoio, disimpegno, libreria, tutto. Ok, dai, ne abbiamo messi abbastanza. No, non sono mai abbastanza. Questo è perfetto. Questa qua, bellissima. Ah, ne mettiamo anche un'altra di qua. L'arazzo probabilmente andrà qui, non lo so. Poi magari lo sposto.
Al posto di mettere l'armadio, gli metto questo. Non ci azzecca niente, non c'entra niente, ma io glielo metto lo stesso. Ah, poi qua abbiamo questo che me lo dà per blu, che non è assolutamente blu. No, ma io perdo la shell se metto questo, perdo la sfida. Ok, però rosso ci sta. Qua volevo mettere il calderone. Qua ho messo anche un po' di erbe da mettere nel calderone. Non so che mettere. Uffa, il ragnetto! Dai, che bello, quanto ci sta bene il ragnetto. Qua manca del verde, però dobbiamo mettere una pianta, assolutamente. Non ce la faccio più. No, è troppo piccola. Va un po' a spiaccicarsi contro la tenda, ma vabbè. Il problema è che mi sono fissata che le cose devono essere tutte blu. Cioè, non è che posso fare le cose semplici, no? Qua ci manca qualcosa. Mettiamo un'altra crepa e via. Non sai cosa mettere? Fai come me. Metti le crepe. Mettiamo queste lanterne. Carino così. Ecco qui il tavolino per la seduta spiritica. Ho messo anche queste tende che ci stanno troppo carine. Sto continuando a mettere oggettini ovunque. Fermatemi. C'è il candelabro vicino alla lampada, perché no, è utile, no? Cioè, in teoria abbiamo finito, perché qui sopra questa parte l'ho fatta. Qua c'è il gargoyle, che però per noi è un drago. Ah, magari qua metterei qualcosa che mi sembra troppo spoglio. Non so cosa, mi deve venire in mente qualcosa, però qualcosa ce la voglio mettere. Quante volte ho detto cosa? Ho finito. Questa volta sono stata brava, nel senso che ci ho messo meno tempo. Di solito ci metto un'eternità. Vediamo di notte. Quanto mi piace il gargoyle. Di notte, ecco la stanzina. Anche questa parte qui mi piace un sacco. Bello. Poi il ragnetto qui ci sta troppo bene, il ragnetto. Il bagnetto piccolino. Ho messo anche la pianta qui. Ah, una cosa non ho fatto, non ho messo le crepe. Quindi andiamo a togliere i filtri e andiamo a mettere le crepe. Do scappi. Ah! Che succede? Ma vabbè, il gioco si rifiuta! Non mi fa mettere le crepe! Bello! Bello il castello! Finito! Fatemi sapere se la shell vi è piaciuta, se al posto mio avreste messo qualcosa di diverso. Un bacione ciccione a tutti e alla prossima. Ciao! No, vabbè, che comodità andare a fare la pipì qui, eh.